everybody, and welcome to Biff Studio. My name is Vivian Melder, and today in the studio we have a great Italian film director named Pascal Scimecca. His movie, The San Sebastian Day, won the Golden Globe Award back in 1994. But this year, in the Black Knights Film Festival, you can see his newest film, The Ball, which tells a story about two siblings from Nigeria. Young Amin and Isoke are forced to leave their home village after it has been burned down and their family shot. They start their walk heading north and dreaming to reach Sweden without knowing quite how far Sweden is. Buongiorno. Okay. The characters of Amin and Isoke are from Nigeria. However, we know that you filmed a lot of the movie in Sierra Leone, Algeria, and Sicily. So why did you choose these particular locations? Il film è stato girato sostanzialmente in Africa, quasi tutto in Africa. Una buona parte del film è stata girata in Sierra Leone, in questo villaggio, si chiama Rocha in Mende, e il viaggio è stato girato in Africa, quindi lungo le rotte che normalmente questi profughi fanno per raggiungere il deserto. Il deserto dove abbiamo girato è il deserto del Sahara, ma la parte marocchina, quella del Marocco, e poi c'è una parte del film che è ambientata in Libia, ma non era possibile andare in Libia per motivi di sicurezza, e allora anche quelle scene le abbiamo girate in delle zone del Marocco. So, what made you cast these particular main actors? Partiamo dal primo problema fondamentale. Quando noi siamo arrivati in questo distretto di Lunzer, in questi villaggi della Sierra Leone, dove non esiste la luce, l'elettricità, non c'è, e quindi la maggior parte delle persone che abitano in quella parte dell'Africa non avevano mai visto un film, perché non c'è cinema, non essendoci la luce non può esserci cinema e non può esserci neanche la televisione. Quindi il primo problema che abbiamo dovuto affrontare era quello di cercare di far capire loro che cosa stavamo facendo noi, cosa voleva dire un film, perché loro non sapevano che cos'è un film. E quindi per fare, diciamo così, non abbiamo fatto veramente un casting. Cioè, siamo andati nelle scuole, perché l'unica discriminante, diciamo, nel fare il casting è trovare dei bambini, dei ragazzi che parlassero un po' inglese, logicamente, perché lì parlano le loro lingue, no? che sono tante. Quindi siamo andati nelle scuole, abbiamo iniziato a vedere tanti bambini, l'Africa è piena di bambini, siamo andati nel villaggio dove abbiamo scelto lì il resto dei bambini, ma anche degli adulti. Quindi più che un casting è stato un lavoro di capire la psicologia delle persone, capire chi di loro aveva la faccia, il corpo giusto e soprattutto aveva qualcosa dentro che poteva esprimere attraverso, diciamo così, in un film. Tieni conto che i bambini non hanno mai saputo che storia stavamo raccontando, non sapevano che cosa stavamo raccontando, neanche nel villaggio sapevano che cosa stavamo raccontando, non abbiamo detto loro la storia del film. Ogni mattina quando arrivavamo sul set dicevamo, ora era come un gioco, ora succede questo, no? Succede una cosa, la raccontavo agli abitanti dicendo ora succede questo, quindi tu sei il capo, tu sei il fratello di Amin, tu sei la mamma, e quindi cosa fareste voi? Cioè, come fareste questo gioco di far succedere questa cosa? Tutto il resto avveniva tramite come loro capivano quello e come loro cercavano di essere quella cosa lì. Quindi non c'è un vero lavoro, diciamo, come si fa normalmente, anche quando si usano attori non professionisti, di cercare di farli recitare. È stato esattamente l'opposto. Cioè, bisognava far sì che loro non recitassero, ma fossero il più possibile vicini al loro mondo, alla loro realtà. E questa è la cosa, diciamo, per fare un esempio, no? Quando abbiamo
dovevamo girare la scena dell'assalto dei predoni al villaggio. Allora abbiamo detto: oggi dobbiamo girare l'assalto dei predoni al villaggio. E sono arrivati tutti dei giovani, delle persone, che hanno detto: io ero un guerrigliero. Io ho fatto queste cose perché in Sierra Leone fino a 4 anni fa, 5 anni fa c'è stata una guerra civile, quindi loro hanno partecipato veramente a queste cose. Quindi io so come si fa un assalto al villaggio. Allora io ho detto: ok, voi fate come se doveste veramente assaltare il villaggio. L'unica cosa è che le armi erano finte e ho detto: non fate male a nessuno, cioè non fate male alle persone, perché loro cioè, non sapevo fino a che punto capivano che stavano facendo per finta. Avevo paura che facessero veramente, come facevano 4 anni fa, 5 anni fa. Ecco, questo è stato un po' il lavoro che è stato fatto per la parte, diciamo così, della recitazione. E con i bambini è stato con Amin e Isoké, che sono David e Fatmata, è stato un lavoro più di. Come dire, di farli sentire nostri figli, cioè più di dargli tranquillità, sicurezza, perché loro finché stavano dentro il villaggio erano tranquilli, sicuri. Quando poi siamo andati fuori dal villaggio, ma anche all'interno dell'Africa, erano impauriti, spauriti, non capivano quello che gli girava intorno, perché non erano mai andati fuori dal loro villaggio, mai andati fuori dal loro distretto in tutta la loro vita. E quindi abbiamo dovuto proteggerli e renderli parte. Cioè, e fargli capire che anche noi eravamo in gioco. Poi io dicevo: vedi, io sono tranquillo, perché tu devi avere paura della realtà? E questo è stato ancora più importante quando poi siamo andati fuori dalla Sierra Leone, siamo andati nel deserto, siamo arrivati in Marocco. Loro non capivano che quella era ancora l'Africa, pensavano fosse un altro mondo, un altro continente, perché sono andati lì con l'aereo, quindi pensavano, hanno detto: guarda che questa è Africa. Allora prendevo la cartina geografica, gliela facevo vedere, no? Dicevo: vedi che Africa è come. Perché loro vedevano la loro Africa è piena di boschi, foreste, laghi, fiumi. Il deserto è arido, non c'è niente. E quindi loro pensavano di essere in un altro mondo, un mondo che gli faceva paura. Anche perché nel deserto, quando tu metti una mano per terra, te la bruci. E quindi loro avevano paura a camminare nella sabbia. Ecco, quindi è stato più un lavoro di psicologia che un lavoro di cineasta il mio. The bullets shot by Boko Haram fighters start the story of Isoké and Amin. When you were giving a lecture to your students back in 2007, you said that it's best to shoot 24 frames per second rather than actual bullets. Is there a message you want to give about peace with this movie? Assolutamente sì, cioè è l'arte che cambia la vita, non la violenza. La violenza no, porta solo morte, distruzione, in ogni caso, a prescindere. E quindi diciamo, in questo film io sono contrario ai cosiddetti messaggi che ci sono nel film, che uno dice: no, nel film c'è un messaggio di pace. No, non c'è nessun messaggio nel film. Il film è in sé il messaggio, quello che tu vuoi dire, dell'intera, diciamo così, dell'opera nel suo complesso. Non c'è un. È chiaro che è un discorso che ha a che fare, ma più che con la pace, questo film ha a che fare con un'altra cosa che credo sia per noi europei il punto centrale del nostro tempo, e cioè il problema della paura. In Europa si sta diffondendo sempre di più questo sentimento di paura verso chi viene da altri mondi, verso i migranti, i profughi che vengono dall'Africa, dall'Asia. E questa paura genera intolleranza, genera razzismo, genera chiusura. E secondo me questo è il punto, più che un discorso sulla pace. Ormai in Europa noi siamo abituati alla pace, sperando che duri nel tempo. Il problema invece è un altro, è che dobbiamo capire che questa paura è una paura assurda, inutile. E allora ecco il significato di questo film, cioè come sconfiggi la paura? Come puoi sconfiggere questa paura che è qualcosa di inconscio, qualcosa di che c'è, cioè, l'uomo nero, no? Cioè quando sei bambino nelle favole c'è l'uomo nero, no? Già questo è un elemento, diciamo, che
che fa parte della nostra anima, lo straniero, cioè chi viene da fuori, che porta altri costumi, altri modi di vita, mangia diversamente da noi, si comporta diversamente di come ci comportiamo noi. Come possiamo sconfiggere questa paura verso diciamo così, lo straniero? E in questo caso uno straniero povero, in questo caso uno straniero di un altro colore di pelle, nero. Come la puoi sconfiggere? L'unico modo che hai è attraverso una, diciamo così, una cultura della conoscenza. Cioè tu devi conoscere. Allora, ecco, questo film è un piccolissimo, se vuoi, contributo a questo. Io ti dico cos'è oggi l'Africa, chi sono questi bambini, questi adulti, chi sono questi neri che tu non conosci. E io credo che l'unico modo per sconfiggere la paura è la conoscenza dell'altro. Quindi questo film ha questo significato. Significato di conoscere l'Africa, conoscere cosa fanno loro, come vivono e soprattutto conoscere il motivo che spinge alcuni di loro, non moltissimi, sono veramente a fuggire dal loro mondo per cercare un rifugio qui da noi. So, for the last question, do you think that anybody who wants to create films, direct films, do they need to go to film school? Se devo essere sincero, credo che le scuole siano un luogo per disimparare le cose, non per imparare le cose. Il cinema per me è come diceva Roberto Rossellini, è come una bottega. Presente una bottega nel Rinascimento, dove c'erano un pittore, no? Un grande pittore, Raffaello, per esempio, Michelangelo, c'era una bottega e in questa bottega lavoravano decine e decine di giovani, di persone. Ognuno di loro faceva all'inizio delle piccole cose, faceva, che ne so, gli angioletti che stavano in basso al quadro, no, era Raffaello, era Michelangelo che aveva l'insieme, l'idea, però non è che dipingeva tutto lui, no? Quindi io credo a qualcosa che più simile a una bottega che non a una scuola. Cioè, allora la bottega, come la costruisci nel cinema? Attraverso la prassi. Cioè io personalmente ho avuto sui miei 7 ragazzi che avevano fatto 3 anni al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, 3 anni di studio, e dopo che erano stati con me 2 mesi su un set, dicevano: io ho imparato di più in questi 2 mesi che in 3 anni di scuola. Non voglio scoraggiare chi vuole andare a scuola. Ci puoi andare a scuola, logicamente, perché devi imparare l'alfabeto, A, B, C, D, no? Devi imparare a contare, 2 più 2 fa 4. Quando hai imparato questo, lascia perdere la scuola e vai nella bottega e cerca di seguire chi, magari facendo l'ultimo ruolo di una troupe, quello che porta il caffè, il runner, piuttosto che qualsiasi cosa, perché lì impari, ecco, nella bottega, mentre si costruiscono le cose, impari di più. Di quanto puoi imparare, diciamo, in una scuola. Thank you so much for tuning in, and thank you, Pascal, for coming to chat with us. Tune in next time.